Michele Caso, del PD, capogruppo d'opposizione in consiglio comunale, sollecita l'amministrazione di Ariano ad intervenire affinché muri e costruzioni abbandonate e fatiscenti, ancora residui dei terremoti dell'80 e del 62, che rappresentano un pericolo certo per l'incolumità dei cittadini, vengano rimossi tempestivamente. Il terremoto che ha colpito gravemente la zona circostante Amatrice, dice Caso, oltre a far risvegliare ferite ancora non sopite, ci impone di alzare il livello di guardia e di porre in essere il massimo impegno per evitare di trovarci impreparati di fronte a queste calamità imprevedibili. Il lavoro di prevenzione non finisce mai e non c'è mai la certezza del risultato e della sicurezza, anche con tutti gli sforzi possibili. Guardando attentamente la nostra città, però, ci rendiamo conto che ci sono ancora molti muri pericolanti che rappresentano già adesso un rischio notevole per la sicurezza quotidiana, figuriamoci in caso di terremoto. Le situazioni a cui si riferisce il consigliere Caso sono sparse qua e là, quelle decisamente critiche nei quartieri più antichi di Ariano, come San Rocco, Tranesi, La Guardia, i Pasteni, San Stefano. Si tratta di strutture private molto vecchie, dove spesso insistono più eredi, residenti all'estero e comparti post-terremoto, difficili da gestire poiché non vi sono più i fondi. Dunque casi spinosi, sospesi nel tempo senza soluzione. Per Caso l'amministrazione dovrebbe avviare uno screening e mettere in piedi un'azione di sollecitazione ai privati affinché si assumano le proprie responsabilità. Quale ultima soluzione propone gli interventi in danno a carico dei privati che non dovessero ottemperare i loro obblighi. La sicurezza deve essere una priorità su tutto, aggiunge Caso. I morti sono morti, inutile piangere dopo, bisogna essere decisi e determinati nella fase di prevenzione.